Ben trovati, nuovo appuntamento con Mondo Futsal, tutto sul mondo del futsal con un'ottica particolare al movimento del futsal pontino. Ci potrete seguire con queste coordinate mondofutsal.net oppure youtube.com/mondofutsaltv. Questo ed altro dopo la sigla. Bene, eccoci rientrati in studio, campionati nazionali fermi, Serie A e Serie B che hanno osservato un turno di riposo e ricominciano da questa settimana. Nel frattempo però l'Asti ha bissato il successo nella Winter Cup battendo ai rigori il Pescara. E quindi vogliamo direttamente in Serie C1, dove il minturno di mister Cardillo alterno in questo periodo di stagione registra l'ennesima impresa battendo al Pala Borrelli la Mirafin con il risultato di 6-5. Questo grazie alle marcature di Saviano su rigore stanziale, la doppietta di Tapia, Savastano e Conte. Non è andata invece bene all'altra formazione del nostro comprensorio, la Eagles Aprilia. È stata comunque una buona prova da parte degli aprigliani che hanno ceduto con l'onore delle armi di fronte agli Anni Nuovi Ciampino con il risultato di 5-7 grazie alle marcature di Vecinu, tripletta per lui, Caldarone e Ferretti. E adesso vediamo con l'ausilio della grafica i risultati completi e la classifica. Ecco il quadro della 18ª giornata, Nuovo Atletico Ferentino Albano 9-4, Eagles Calcio a 5 Aprilia, Anni Nuovi Ciampino 5-7, TCP Città di Pagliano 4-6, Virtus Palombara Lazio Calcetto 4-0, Active Network Lido di Ostia 1-2, Minturno Mirafin 6-5, Atletico Civitavecchia Real Castel Fontana 3-2. Questa dunque la classifica: Capitolina Marconi 44, Virtus Palombara 43, Lido di Ostia 39, Active Network 34, a 28 troviamo Ferentino e Ciampino, a 27 Civitavecchia e Pagliano, a 25 Albano e Mirafin, a 23 Real Castelfontana, a 19 il Minturno, a 16 il Civitavecchia, Lazio Calcetto 14, TCP 9, chiude la graduatoria la formazione dell'Eagles Calcio 5 Aprilia con 7 lunghezze. Di questo campionato abbiamo a disposizione le immagini di Minturno Mirafin gentilmente concesse da Futsal Fanner. Sportoletti entra dentro, il vantaggio però non lo firma lui, ma Gulli che era in agguato, di fatto nell'area piccola, l'ha toccata di destro, l'ha messa alle spalle di Saviano per l'1-0 della Mirafin. Dentro per Proietti, Tapia fa buona guardia, alla fine arriva Saviano e combina un pasticcio, la palla arriva per Gulli, Saviano in qualche modo, poi Gulli ribadisce in rete, ma la filtata combinata all'iniziazione da Saviano ha portato al 2-0 della Mirafin. È riuscito a sorprendere Saviano, mentre Stanziale può ripartire, serve Savastano che fa una gran cosa, poi non riesce però a concludere Ansidei. Già partito il conto dell'arbitro, il gol di Gulli esattamente come quello che aveva aperto le marcature. Cede a Simeone che va profondo da Conte, può girarsi Conte, va da Simeone che spara sul primo palo, poi Tapia la palla sul sinistro, Tapia rientra sul destro, pallarga per Savastano e mette a terra lo grasso in mezzo all'area di rigore, il calcio di rigore per la Minturno. Parte Saviano col destro, la mette alle spalle di Lograsso, riapre tutto, riapre i giochi perché è 3-1.
De Santis per Proietti. Buono il pressing alto dei giocatori del Minturno, riconquista il pallone. Stanziale ci prova addirittura, Bucalo Grasso che ne combina una abbastanza grossa, a dir la verità. Stanziale comunque di punta, fa 3-2 e riapre questa volta davvero i giochi. Stanziale che converge verso il centro, poi Lorenzoni ha la palla sul destro, il palo di Lorenzoni, poi spiega ai suoi compagni. Lorenzoni qui perde una brutta palla, c'è Armenia dentro, Lorenzoni questa volta dopo il palo la mette dentro, 4-2, ristabilisce le gerarchie e la mira. C'è Simeone a rimorchio, l'arbitro va a posizionarsi, la palla arriva in questo momento a Conte che supera portiere avversario, di fatto con un'azione uguale all'1-0 e al 3-0 di Gulli. Tapia chiama palla, c'è il movimento di Tapia che prende alle spalle l'avversario. Tapia, un missile sotto la traversa per il pari, per il 4-4 del Minturno. Lo firma proprio lui, Tapia. Palla lui, Savassano gliela porta via, riparte con Simeone che va verso il centro. Simeone ha la palla sul destro, Savassano! Rimonta completata, il 5-4 del Minturno. Il coraggio del Minturno, i padroni di casa hanno fatto sì di ribaltare questa partita da un passivo di 0-3 che ha giocato di giocarsi la carta del portiere in movimento. Tapia dal fondo la mette dentro da lontanissimo, un pallonetto che supera anche Lorenzoni. Saviano fa correre Tapia, c'è dall'altra parte Conta, Tapia col sinistro prende anche la traversa finale, Lorenzoni che la mette al centro, Galati va da Armenia di punta, Armenia segna proprio davvero praticamente allo scadere, il 6-5 per i suoi. La palla per Lorenzoni, arriva a Stanziale, finisce in questo momento qui al Pala Borrelli, 6-5, anche con il brivido finale che ha reso ancora più bella questa sfida. Era avanti la Mirafin per 3-0, il cuore del Minturno l'ha riacchiappata, alla fine finisce 6-5, protagonisti Tapia e Gulli. Chiudiamo il discorso C1 con il turno prossimo, ovvero la 19esima giornata Città di Pagliano, Active Network, Anni Nuovi Ciampino, Atletico Civitavecchia, Albano, Capitolina Marconi, Civitavecchia, Eagles, Calcio a 5 Aprilia, Real Castelfontana Minturno, Lazio Calcetto, Nuovo Atletico Ferentino, Mirafin, TCP, Lido di Ostia, Virtus Palombara. Bene, adesso scendiamo in Serie C2 dove la capolista Sport Country Club Gaeta impatta tra le mura amiche al cospetto di una combattiva Connect. 2-2 il risultato finale, una battuta d'arresto di cui ne approfittano il Velletri suo il big match di giornata contro la Ginastic Fondi, risultato 2-1, che Lanzio Lavigno, battuta l'altra squadra dei Fondi, la visse con il punteggio di 8-3. Classifica che si accorcia, fa tornare in gioco il Real Podgora, Corsaro sul campo del Pomezia 8-2 e lo Sporting Giovani Risorse che supera di misura 2-1 l'Ostica FC Cisterna. L'altra compagine cisternese, la Vigor, passeggia in casa contro il Città di Minturno Marina con un rotondo 8-0 e il Penta Pomezia liquida con un 3-1 netto la Fortitudo Terracina. Ed ora possiamo vedere, sempre con l'ausilio della grafica, risultati completi e classifica. Ecco il quadro completo della 16esima giornata, Sporting Giovani Risorse FC Cisterna 2-1, Vigor Cisterna, Città di Minturno Marina 8-0, Sport Country Club Connect Calcio a 5 2-2, Penta Pomezia Fortitudo Terracina 3-1, Velletri Gymnastic Studio Fondi 2-1, Pomezia Real Podgora 2-8, Atletico Anzio Lavigno Visfondi 8-3. In classifica quota 35 c'è lo Sport Country Club Gaeta quota 35, tallonato dal Velletri 34, Anzio Lavigno 32, poco più staccata la Ginnastica Studio Fondi 29, a 28 Podgora e Sporting Giovani Risorse, a 22 la Vigor Cisterna, Penta Pomezia a 19, Visfondi 19, FC Cisterna 17, Connect 15, Pomezia 10, Fortitudo Terracina a 6, chiude il Città di Minturno Marina con solo 3 punti. Di questo campionato possiamo vedere le immagini relative ad Atletico Anzio Lavigno Visfondi nel servizio di Enrico Pasquali Coluzzi e Matteo Arena.
Lanzio Lavinio per dimenticare in fretta la sfortunata trasferta di Podgora. La Visfondi per dare continuità al suo buon momento dopo il successo casalingo contro la Città di Cisterna. Stati d'animo diversi, ma stesso identico obiettivo per entrambe: conquistare 3 punti. Dal campo sportivo Nico Della Bella di Anzio, un cordiale buon pomeriggio da Enrico Pasquali Coluzzi. C'è adesso una buona chance per la squadra di casa, tergiversa forse un po' troppo il numero 7 De Marco e poi c'è stato il gol di Clavari. Visfondi che ancora non è riuscita a creare dei pericoli effettivi alla porta della Lazio Lavinio, riesce in questo momento, tiro che viene ribattuto e poi il gol da parte di Triolo. Perde il pallone Musilli che poi si impegna per recuperarlo, attenzione perché qui può essere letale la formazione fondana. Si chiude l'1-2 perfetto fra Triolo e Cataldi. Apicella riesce a rimediare alla precedente disattenzione, tiro in porta, deviazione sfortunatissima da parte di un difensore della Visfondi, Musilli, attenzione perché qui si fa trovare impreparata la formazione della Visfondi, ha segnato con un perfetto diagonale De Marco. Trasmesso il pallone a Musilli, 1-2 che si chiude, Musilli, il tiro di Musilli, meravigliosa azione, spettacolare da parte della Lazio Lavinio, all'ultimo da parte di Triolo, 1-2 e gol. Lazio Lavinio riesce a punire, a castigare la retroguardia della Visfondi con De Marco, 5-2 da parte di Simone Moncada che rientra e poi serve De Marco, tiro di De Marco e salvataggio praticamente un metro avanti alla linea di porta. Non è finita però perché Simone Moncada insiste nella sua azione personale e con questo diagonale riesce a segnare il gol del 6-2 per i due giocatori della Visfondi. Adesso 2-1, nessun fischio da parte del direttore di gara e qui riesce a segnare il 7-2. Simone Moncada che poi va a sradicare questo pallone e prova Simone Moncada che è riuscito a segnare un gran bel gol. Si occupa di questo tiro libero Ruggeri, tiro di Ruggeri e gol. Sì, eravamo un po' rimaneggiati perché il nostro capitano in settimana non si è allenato e quindi oggi non è venuto. Nonostante tutto penso che abbiamo fatto un bel primo tempo. Poi anche durante la partita abbiamo avuto l'infortunio del portiere Luca Napolitano e anche di altri giocatori, eravamo un po' così rimaneggiati in settimana, ci siamo allenati un po' con file ridotte e quindi diciamo che tutto sommato abbiamo fatto un buon primo tempo, loro sicuramente erano superiori a noi e hanno vinto meritatamente. Soprattutto come dici te, anche dopo Real Podgora che volevamo questa rivincita, il mister ce l'ha chiesto e abbiamo reagito molto bene, questo era quello che volevamo e continueremo così con dei risultati positivi. Diciamo che ci siamo trovati un po' in difficoltà perché stavamo studiando Real Podgora e l'abbiamo un po' il Visfondi, ma l'abbiamo un po' sottovalutato e poi prese le contromisure che il mister ci ha detto mentre stavamo giocando, siamo riusciti ad arrivare a conclusione arrivando anche al tiro in porta e arrivando anche al vantaggio. In C2 il prossimo turno, il turno numero 17, Visfondi Pomezia, FC Cisterna, Atletico Anzio Lavinio, Real Podgora, Penta Pomezia, Fortitudo, Terracina, Sport Country Club, Gaeta, Città di Minturno Marina, Sporting, Giovani Risorse, Connect, Calcio a 5 Velletri, Gymnastic, Studio Fondi, Vigor Cisterna. Passiamo adesso alla Serie D, iniziando dal girone A, dove continua il feroce testa a testa tra la capolista United Aprilia, che si è imposta in maniera netta sulla Tina Scalo Cimil 7-2, e la diretta inseguitrice Fortitudo Pomezia, che ha battuto in esterna il Falasche con il tennistico 6-0. Impattano PR2000 Aprilia Città di Anzio, mentre il Lele Nettuno va ad espugnare il difficile campo della Virtus Latina Scalo con il punteggio di 6-4. A chiudere la giornata la vittoria del Libo Nettuno ai danni dell'Atletico Rocca Massima e quella del Real Latina sul Flora 92. Anche in questo caso risultati e classifica. Libo Calcio 5, Atletico Rocca Massima 4-2, PR2000 Aprilia Città di Anzio 4-4,
Real Latina, Flora 92, 7-6, Dilettanti Falasche, Fortitudo, Futsal Pomezia 0-6, United Aprilia, Latina Scalo Cimil 7-2, Virtus Latina Scalo, Lele Nettuno 4-6, riposa il Real Latina. La classifica, United Aprilia 36, a 33 la Fortitudo, Futsal Pomezia 27 punti per Latina Scalo Cimil, a 26 il Real Latina, a 20 il Città di Anzio. Flora 92 a 18, a 16 Dilettanti Falasche 14, Lele Nettuno, Virtus Latina Scalo 13, PR 2000 Aprilia 12, Libo Calcio 5 11, Atletico Rocca Massima 8, R11 Latina 2 punti. Per il girone A di Serie D le immagini di United Aprilia, Cimini Latina Scalo nel servizio curato da Fabrizio Agostini e Gianfranco Marcellu. Prima giornata di ritorno del campionato di Serie D girone A. Quest'oggi si affrontano lo United Aprilia e Latina Scalo Cimil. Poi in dentro Galieti e poi il gol di Di Giorgio. Il vantaggio dello United Aprilia. Pallone proprio per Ricci e la rete, il raddoppio. La punizione vincente di Ricci. 2-0 United per Di Giorgio, anticipato da Bragagnolo due volte. Poi ancora lo Scalo che accorcia le distanze con Vettore. Break dello Scalo, Bragagnolo. Poi break di Trobbiani che va via. Poi Pompili. Pompili difende la palla. Pompili scarica al sinistro e 3-1 Aprilia. Pallone tra le braccia di Masollo. Ancora Trobbiani. Destro di Trobbiani. 4-1. Il diagonale vincente di Capitan Trobbiani. Stavolta invece Pignatiello realizza. Combinazione con Ricci vincente. Poi Di Prospero, il gol di Di Prospero che riapre il match. Viani, la grande rete di Galafate, colpo al volo, 6-2 United Aprilia. Calieti, pallone dentro ancora Criscuolo, palla dentro e autorete di Pupulin. Sì, questo girone di andata è finito benissimo ed è iniziato benissimo contro l'unica compagine che ci aveva disturbato, diciamo l'unico neo di tutto il girone d'andata, l'unica partita persa. Purtroppo la prima di campionato al caldo, non vogliamo dare giustificazioni e quindi abbiamo perso ed è andata così, ci siamo subito rimboccati le maniche, abbiamo fatto un ottimo girone d'andata. Lo sapevamo che era una squadra che comunque era forte prima in classifica, ha perso solo contro di noi all'andata la prima partita e poi l'ha vinta tutte, quindi merito a loro del campionato che stanno facendo, hanno investito anche tanto perché si parla di cifre che noi non ce l'abbiamo nemmeno, non ce l'abbiamo mai avute, quindi noi abbiamo fatto una squadra a zero, siamo ancora terzi ancora oggi, quindi facciamo il nostro campionato tranquillamente, senza problemi, col sorriso. I ragazzi è normale, ci vogliono provare sempre, soltanto che poi un po' l'arbitro che ci si è messo oggi, che ci ha cacciato un giocatore che poi c'è, cioè, un fallo che non esisteva, però onore a loro perché hanno giocato meglio e hanno vinto. Ed ora il prossimo turno, la 15ª giornata, R11 Latina Dilettanti Falasche, Città di Anzio, Libo Calcio 5, Latina Scalo Cimil, PR 2000 Aprilia, Fortitudo, Futsal Pomezia, Real Latina, Lele Nettuno, United Aprilia, Flora 92, Virtus Latina Scalo, Atletico Rocca Massima, osserva un turno di riposo. Rimaniamo in Serie D, passiamo però al girone B dove si registra il pareggio per 1-1 nello scontro al vertice tra la capolista Real Terracina e i padroni di casa della DLF Formia. Rinviata la gara tra Suio ed Accademia Sport, mentre una vittoria importante è quella del Formia 1905 sull'Olympus. 3 punti anche per il Real Fondi che supera con un netto 4-0 il San Giovanni Spigno e l'Atletico Sperlonga che è corsara sul campo dei Nuovi Orizzonti. Risultati e classifica.
Giornata numero 12, come detto, il rinvio di Suglio Accademia Sport. Novi Orizzonti, Atletico Spellonga 0-2, Formia 1905, Olympus Sporting Club 5-4, DLF Formia, Real Terracina 1-1, Real Fondi, San Giovanni Spigno 4-0, Città di Pontinia, Sporting Terracina 1-1. La classifica, Real Terracina 27, Accademia Sport 25, a 20 lo Sporting Terracina 19, DLF Formia 18, Real Fondi insieme all'Olympus, Città di Pontinia 16 come il Suglio e come il Formia 1905, San Giovanni Spigno 14, Atletico Sperlonga 8, Nuovi Orizzonti a quota 4. Il prossimo turno, quando si giocherà la 13ª giornata, Real Terracina, Città di Pontinia, Accademia Sport, DLF Formia, Sporting Terracina, Formia 1905, Olympus Sporting Club, Nuovi Orizzonti, Atletico Sperlonga, Real Fondi, San Giovanni Spigno, Suglio. Bene, noi ci fermiamo qui, vi ringrazio per la cortese attenzione, dandovi appuntamento alla prossima settimana quando torneremo a parlare dei campionati nazionali di Serie A e Serie B. Intanto potrete rivedere le nostre puntate e i relativi contributi su mondofutsal.net oppure youtube.com/mondofutsaltv. Ciao!